Ciao ragazze, ciao ragazzi, i miei capelli sembrano un ananas oggi, ma lasciamo stare. Oggi voglio fare questo video che in realtà avete votato voi su Instagram. Volevo farvi vedere il cellulare ma in carica, quindi no. Però avete scelto, vi ho fatto scegliere se volevate il video su 10 prodotti capi di lusso da non acquistare assolutamente, oppure il video sulla mia collezione di scarpe aggiornata. Avete scelto per questo, ma arriverà anche la collezione di scarpe aggiornata, promesso. Quindi oggi vi farò vedere, appunto, secondo la mia esperienza e secondo me, vi farò vedere 10 capi di lusso che io ho acquistato che per un motivo o per l'altro mi sono pentita di aver acquistato, che comunque non consiglierei per niente. Iniziamo da queste. Queste sono le ballerine Rockstad in cioè scamosciate di Valentino. Allora, io adoro queste ballerine, le amo, sono bellissime. Le uso anche spesso nelle foto perché sono stupende, cioè sono belle da vedere, sono eleganti, sono carine e le ho indossate tantissimo in primavera. Adesso, come sapete, ho preso i sandali sempre della stessa linea per l'estate. Allora, l'unico problema di queste scarpe è che io spero davvero che non succeda anche con i sandali che ho indossato, ma per adesso non mi succede, ma sono molto molto rigide nei dettagli in pelle, il che ovviamente è sinonimo di buona qualità perché è una pelle bella, solida e resistente. Il mio problema è che ho la pelle delicata, lo so che lo ripeto sempre, però purtroppo avere la pelle delicata va di moda in questo periodo, mi sa, ma non è una cosa bella, cioè è una bella sfiga, perché tutte le scarpe ti fanno male e queste fanno più male delle altre. Ho sempre vesciche sia nella parte davanti del piede sia nella parte sopra il tallone quando le uso, e non mi serve usarle ogni giorno, cioè basta che io le indossi una volta, matematico che la sera ho vesciche sia davanti che dietro. E inizialmente speravo che fosse una cosa di una scarpa, cioè scarpa nuova, passerà e poi ci farò l'abitudine, le allargherò un po'. Purtroppo ragazzi, no, le sto indossando tantissimo ma comunque continua a succedere. Quindi se volete prendere queste scarpe, sì, sono bellissime, il problema è che fanno male. Non mi succede con le décolleté di questa linea con il tacco, ma con le ballerine purtroppo sì, e mi dispiace tantissimo, ma ogni volta che le metto devo andare sempre a mettere i cerottini, quelli tipo Compid antivesciche, perché matematicamente altrimenti soffro per tutto il giorno. Poi altro prodotto che mi sono un po' pentita di aver preso è l'orecchino Saint Laurent, qualsiasi cosa sia. Allora, me lo vedete indossare a volte nei video, mi piace molto l'effetto che dà, è molto strano così, molto originale, e va appunto applicato la parte sotto. È un orecchino che si divide in due pezzi ed è a clip e va applicato il primo sul lobo, l'altro leggermente sopra, in modo da formare appunto il famosissimo logo con la Y, la S e la L. Il problema di questi orecchini è che sono a clip, ok? Sono a clip. Numero uno, fanno un male cane, nel senso che fanno davvero davvero male quando li indosso, dopo qualche ora non ce la faccio più, lo devo togliere. Quindi quando me lo vedete indossare in un video, molto probabilmente quando finisco di filmare lo tolgo, perché è insopportabile il dolore che fa questo orecchino. E poi un altro grosso problema è che la parte sopra, cioè questa, con i capelli, quando mi sposto i capelli mi cade, quindi è anche molto facile perderlo. E per questo non consiglierei di acquistarlo, appunto, sia perché fa veramente veramente male, ragazzi, ma proprio male, che per il fatto che comunque poi rischiate di perderlo. Non, secondo me non è fatto bene, non lo so, fa male e poi lo perdo, quindi cioè no. Poi io adesso menzionerò il mio brand preferito di sempre, lo sapete, ma in questo video dovevo assolutamente parlare di questo problema. Allora, e sto per parlare degli orecchini di Chanel, ovviamente parlo della linea bigiotteria Chanel, non di quella di alta gioielleria, ok? Io adesso vi faccio vedere tre diverse paia. Ho questi con la doppia C, tutti tempestati di zirconi, poi ho questi, altro paio, un simile ma non uguale, perché questi non sono colore argento ma sono color metallo, anche questi sono tutti tempestati di zirconi, di brillantini, sempre con la doppia C, e poi ho questi che sono un po' più
speciali perché li ho presi a Parigi ed hanno questa farfallina e poi le perline pendenti sotto. Tutti e tre sono appunto del brand Chanel. Il mio grosso problema con gli orecchini Chanel, ed è per questo che non consiglierei mai di acquistare orecchini Chanel con brillantini, è perché matematicamente state sicuri che dopo un po' li perdete. È vero che si possono portare alla boutique e poi te li riparano gratuitamente, mi sa per i primi 10 anni, una roba del genere, è vero. Io ho portato già questi a riparare e... ok? Ta-da! Ed è vero che li riparano gratis, sono molto gentili, sono molto efficienti e anche molto veloci. Il problema è che, allora, numero uno, si vede la riparazione, ok? Si vede dove hanno incollato il brillantino perché hanno usato una colla di un altro colore ed è, cioè, si vede. Il problema più grosso però è che poi ho riperso altri brillantini sugli stessi orecchini. Allora, se acquisto un paio di... il bello è che ovviamente mi è successo sia su quelli che vi ho appena fatto vedere che su quest'altri, che sono anche relativamente nuovi, e poi mi è successo naturalmente anche su questi con la perla pendenti, perché la farfallina ha 4 brillantini e ovviamente da una parte uno l'ho perso. E nonostante io tratti con molta molta cura i miei gioielli, li tenga in una, insomma, sistemati bene, sto molto attenta, comunque inevitabilmente gli orecchini Chanel con brillantini tendono a perderli, li perdono, secondo me non sono fatti bene, non riesco a capire che razza di colla utilizzino, perché, cioè, voglio dire, l'Attack li terrebbe su meglio questi brillantini, però non consiglierei assolutamente di comprare un qualsiasi tipo di orecchino Chanel che abbia brillantini, li perdete sicuramente. Consiglierei, e sono quelli che vorrei prendere io, orecchini con la doppia C, ma soltanto laccati o comunque in metallo, ma non con i brillantini. Il fatto è che se compri un paio di orecchini di bigiotteria eccetera, poi ti aspetti che magari perdano i brillantini, è normale, però se li compri da Chanel pagandoli anche comunque un prezzo sopra la media e poi portandoli comunque, cioè già c'è la seccatura che ti perdono i brillantini, quindi devi tornare in boutique. Per me, io sono dovuta tornare a Venezia per esempio, quindi la seccatura di tornare in boutique per poi ripararli, ritornare in boutique a prenderli, poi torni a casa, tempo un paio di mesi, track, e te continuano a perdere altri brillantini e quindi ti tocca ritornare. Io alla fine, cioè, vi dico sinceramente, questi tutti e tre potrei tornare alla boutique a ripararli, il problema è che appunto poi li rimetti un paio di volte e continuano a perdere altri brillantini. Altra cosa riguardo questi orecchini in particolare argentati, dietro hanno una specie di medaglietta con sempre argentata con il logo incollata su, ecco, questo ce l'ha ancora, questo l'ha persa e quindi dà anche molto fastidio perché la qualità è ovviamente molto molto bassa di questi orecchini. Io li ho presi qualche anno fa, questi li ho presi forse 2 anni fa, mentre gli altri sono almeno di 5-6 anni fa, però anche se hanno qualche anno non giustifica il fatto che siano di così bassa qualità. Poi passiamo ad una linea di gioielli che è ancora più scarsa di questa, e sto parlando della linea di gioielli di Saint Laurent. Ok, rido sempre quando pronuncio Saint Laurent perché non lo so pronunciare. Ok, allora, io di questa linea 3 anni fa avevo preso bracciale, che è quello bello grosso con il logo YSL, che è carino, non si è rovinato per niente nonostante io l'abbia usato molto. Poi avevo preso l'anello con il logo piccolino, ok? E poi avevo preso questa collana. Allora, questa collana l'ho usata, ma non l'ho usata tantissimo, l'ho usata, ok? Allora, questa collana è ovviamente, questa l'ho presa nella boutique Saint Laurent di Los Angeles, in un centro commerciale. Allora, questa collana è di una qualità talmente bassa, ovviamente la vedrete meglio nel close up, è di una qualità talmente bassa che si è arrugginita, ragazzi, e io, potete immaginare il prezzo di una collana di Saint Laurent, ovviamente non è economico per niente, e si è arrugginita. Allora, ci tengo a precisare che io non l'ho mai, questa era originalmente colore oro, ok? Oro semplicissimo.
ci tengo a precisare che non l'ho mai indossata quando sono andata al mare, quando vado in piscina, ok, non indosso mai gioielli di questo tipo quando mi immergo in acqua, eccetera, quindi non l'ho mai utilizzata in acqua e quindi, ma anche se l'avessi fatto, però in ogni caso io non giustifico in nessun modo il fatto che questa collana sia diventata di questo colore nero, arrugginito, tra l'altro notare il logo che è a metà macchiato e appunto preciso, è diventata così piano piano nel tempo, non le è successo niente che io possa aver fatto, ok? E il logo anche questo tutto rovinato, cioè tutto con queste macchie, non riesco veramente a capire. E tra l'altro avevo anche appunto l'anello di questa linea che aveva iniziato poco a poco a scurirsi e quindi l'ho venduto subito perché cioè non li puoi indossare, quindi non ha senso e per, cioè, non valgono più niente dopo tipo, ma io questa credo di averla indossata per un anno, forse due, e poi è diventata così, ok, ce l'ho da un anno nel cassetto con questo colore osceno, è terribile e ovviamente non posso più indossarla. Capisco che non sia fatta d'oro, quindi è ovvio che poi un pochino si può scolorire eccetera, però di solito diventa color metallo, ma questa, cioè un color argento, no? Ma questa cosa è veramente secondo me scandalosa e non, cioè, non si giustifica in nessun modo, quindi non consiglierei sinceramente. Allora, gli orecchini che vi ho fatto vedere prima, quelli a clip, ce li ho da un annetto circa e sembrano essere di qualità superiore perlomeno, però in generale la linea di Bijou Saint Laurent, stateci attenti, tipo questa, se trovate questa collana non compratela assolutamente. Poi altro prodotto che io vorrei menzionare è questa. Allora, questa è una piccola pochettina, ha anche la tracolla all'interno ed è di Fendi. Allora, questa pochettina, piccola borsetta, tracolla eccetera, è carina da mettere sulle borse più grandi e si può appunto applicare in questo modo, è carina. Allora, con questa pochette ci sono un paio di problemi. Numero uno, secondo me, io adesso non mi ricordo esattamente che prezzo avesse, ma ha un prezzo troppo alto da non giustificare la forma così piccolina, ok? È davvero un prezzo esagerato, appunto, ripeto, non mi ricordo quanto fosse il prezzo pieno, però era una cosa esagerata e secondo me non giustificata. Numero due, ti mettono la tracolla ma non puoi praticamente metterci nulla all'interno perché, ragazzi, non ci sta nemmeno il cellulare, quindi è veramente un acquisto non per la qualità ma più che altro per il prezzo e l'uso che poi puoi farci. Mi sono pentita di averla presa e non la consiglierei. È anche vero che io l'ho presa all'outlet, quindi l'ho pagata un attimino di meno e poi mi sono resa conto perché all'outlet fosse pieno di queste piccole borsette di Fendi, perché praticamente nessuno se le compra, insomma, quindi vedete un po' voi, appunto, per lo stesso prezzo si può prendere una borsa più grande che però non ha questi dettagli, quindi ecco, appunto, è per questo che non consiglierei. Qui ho un altro articolo ed è un caso completo, ok? Non l'ho fatto apposta di inserire così tanti articoli di Saint Laurent, ma qui ho un altro articolo di questo brand. Perché sto menzionando questa borsa? Questa, tra l'altro, è stata la mia prima borsa Saint Laurent e l'ho presa ad Amsterdam quando ancora abitavo lì e, tra l'altro, prima ancora di conoscere Tomas. Questa borsa è molto carina, è molto bella, ragazzi, è ovviamente una borsa da sera, mi piace tantissimo, è davvero davvero carina. La cinghia è di ottima qualità, non si è scolorita, ce l'ho appunto da, beh, ormai saranno 3 anni e qualcosa, sicuramente più di 3 anni perché sono 3 anni che stiamo con Tomas quasi, quindi sicuramente più di 3 anni, però la catena appunto è di ottima qualità. Il problema è che la pelle lungo tutti i bordi e praticamente, anzi no, non credo nemmeno sia pelle, e ci sono i bordi che dopo poco, questo non è successo recentemente, questo è successo pochi mesi dopo che l'ho acquistata, da una parte sta iniziando, sì, anzi, da una parte si sta iniziando ad alzare tutto il bordo, che è fatto tipo di
gomma colorata, plastica, non lo so, ma è fatta veramente, veramente, veramente male, è terribile. Dall'altra si sta già tutta desquamando, sfasciando praticamente, e il costo, ragazzi, che ha questa pochette, si sta parlando di 1500 euro, non mi ricordo esattamente, comunque sopra i 1000 euro, ovviamente, cioè per un prezzo del genere non può esistere che succedano queste cose, ok? Io sono d'accordo se una borsa poi ti rimane per sempre e la passi ai tuoi figli e i tuoi figli la passano ai loro figli a loro volta, eccetera eccetera, posso capire se è una borsa che ti dura per sempre, cioè che dura più di me, ok, ma non posso giustificare un prezzo del genere se poi la qualità è così scarsa, perché ragazzi, ripeto, dopo pochi mesi questa cosa ha iniziato a sfasciarsi ed è veramente, cioè è terribile, è terribile. Non so come ripararla, peraltro, perché non so se San Loranti offre il servizio di riparazione, ma lo vedete che dovrebbe essere tutta in pelle, non esiste che tutti i lati siano così danneggiati, fatti di questa plastica gomma scadente che è stata praticamente pitturata sopra. Quindi non consiglierei di acquistare questa pochette assolutamente. Se volete prenderne una simile, state attenti al bordo. Le altre borse di questo brand che io ho sono perfette, non so che cosa sia successo a questa, ma è davvero un disastro. Poi arriviamo a Dior. Allora, io amo questo brand, forse dopo Chanel è il mio brand preferito in assoluto. Ultimamente le ultime collezioni mi piacciono quasi più di Chanel, quindi so che, cioè sapete che è un brand che appunto amo. Il problema però è con questi orecchini. Questi sono, come si chiamano, oddio, non mi viene il nome di questi orecchini, magari scrivetelo voi nei commenti che voi sapete sempre tutto, così vi aiutate, perché non mi viene. Allora, questi sono gli orecchini, vabbè, quelli classici a doppia perla. Io li ho sia con perle bianche e nere che con perle appunto color perla, ok, queste sono un po' più bianche e non mi viene proprio il nome. Ok, allora, questi orecchini hanno un grosso problema: la perlina sopra si stacca in continuazione. Credo di aver portato a riparare sia questi che gli altri. Sì, ho portato prima a riparare questi perché si era staccata una perlina, me l'hanno riattaccata, non appena li ho portati a casa mi si sono rotti questi, e il fatto è che si sono, cioè la perlina si stacca quando sono lì in cassetto, cioè nemmeno li indosso, quindi non riesco a capire come sia possibile che tutto ad un tratto plic e cada. E poi sono dovuta ritornare a Venezia ed ho fatto riparare anche questi. Peccato, perché sono molto molto belli, non si scoloriscono, sono stupendi indossati, perché appunto la perlina sopra viene davanti al lobo, la perlina sotto viene dietro al lobo, sono molto particolari, sono carini, però anche qui il prezzo, che adesso io non ricordo esattamente, ma mi sa sui 300-350 euro, ovviamente non può, cioè non è giustificato se poi si staccano le perline. Devo dire che il servizio in boutique è sempre top, si scusano, la riparazione è completamente gratuita, come per Chanel, la riparazione è completamente gratuita, non stanno nemmeno a guardare quanto tempo prima le hai acquistati, quindi sono molto onesti e molto gentili, però ripeto, appunto, non può esistere che con un paio di orecchini Dior, che comunque non sono sicuramente economici, possa succedere questa cosa. E poi se su due paia mi succede con entrambi gli orecchini, c'è davvero qualcosa che non va. Arriviamo a lei. Questa l'avete vista nel video haul di ieri, ed è lei, è la t-shirt Givenchy collezione, c'è scritto Spring 2018, quindi collezione primavera 2018. Allora, questa t-shirt, vedendola online, mi era piaciuta. Il problema, allora, io adesso la tengo perché ovviamente sono fuori tempo massimo per ritornarla, la tengo e ok, la userò, ok, però il fatto che queste lettere, ok, io pensavo fossero parte della t-shirt, o comunque fossero, non lo so, me le aspettavo diverse, invece sono semplicemente lettere di plastica, ok, di plastica, che tra l'altro mi sono arrivate anche un po', non voglio dire rovinate, ma si vede che non sono proprio perfette, ok,
non mi piace il fatto che siano appunto di plastica incollate sulla maglia, mi aspettavo un po' meglio e non mi stupirei se a breve iniziassero a staccarsi, ok? Questo non portiamo sfiga in anticipo, però secondo me una maglia che comunque non, adesso non mi ricordo il prezzo di questa maglia, 500 euro più o meno, credo 600, una roba del genere, non credo sia normale che poi appunto queste lettere diano questa sensazione di cheap, di non lo so, di economico, comunque di non lo so, questo materiale plastico mi sa tanto di, non mi sa tanto di Givenchy, ecco, questo è il discorso, quindi non consiglierei di acquistarla. Il fatto che sia nuova poi magari può aiutare ancora di più qualcuno a non acquistarla, specialmente se lo state facendo su internet, perché sembra carina a vedersi sul sito e poi in realtà è un pochino scarsa. E poi ragazzi, vorrei menzionare un'altra, allora sto per farvi vedere, ok, una borsa che ovviamente per me è il top, ok? Sto per farvi vedere una borsa Chanel, lo sapete, io le amo, sono le Jumbo, io le adoro. In particolare però io vorrei sconsigliare fortemente di acquistare una qualsiasi borsa Chanel bianca in lambskin. Lambskin è il tipo di pelle liscia e più morbida rispetto al caviar, che è invece tutta fatta tipo a palline, un pochino, anzi molto più ruvida. Le borse in lambskin colore bianco fanno, non so se si riesce a vedere molto in videocamera, fanno la fine di questa borsa, cioè si macchiano irrimediabilmente in tempi molto molto brevi e la vedete com'è tutta macchiata e ha un sacco di segni? Questo purtroppo succede anche se stiamo molto attenti, perché le borse bianche in questo tipo di pelle sono, cioè allora questo tipo di pelle è troppo delicato, ok? Però magari se una borsa è colorata non si vede tantissimo se poi appunto c'è qualche segno, qualche macchia. Il problema è che se la andiamo a prendere bianca, che è il colore più delicato su cui si vede tutto, con questa tipologia di pelle è una specie di suicidio, perché sì, è bellissima. Allora posso capire se è una borsa che pensate poi di utilizzare una volta all'anno, ok? Allora in quel caso posso capire, però chi va a prendersi una Chanel per poi usarla solo una volta all'anno? Cioè secondo me sarebbe un peccato, quindi non consiglierei. Io questa borsa ce l'ho perché? Perché l'ho trovata vintage ad un prezzo scontatissimo, e anche questo è il problema: se comprate una borsa del genere che poi si macchia talmente in velocità, si svaluta anche moltissimo. E una cosa che mi piace invece di delle borse Chanel è che sono un investimento, perché nel tempo il prezzo solitamente continua a salire. Con questa non credo che la persona che l'ha venduta ci abbia guadagnato su, perché l'ho trovata ad un prezzo io penso di averla pagata la metà rispetto a quanto costa in boutique. E poi bisogna portarla alla Chanel Spa, io ancora non l'ho fatto, che te la sistema per quanto sia ovviamente fattibile, quindi non ti uscirà mai bianca perfetta. È un vero peccato, questa borsa io sicuramente l'avrei presa in pelle caviar, quindi da evitare assolutamente ragazzi. Qualsiasi borsa Chanel lambskin, quindi pelle liscia, colore bianco, è un suicidio. Tentate davvero di, cioè rischiate davvero poi di non indossarla più, perché si macchia davvero davvero in fretta. Siamo al decimo capo che vi voglio far vedere, anche questo è di Dior. Queste sono le décolleté, sono in realtà dei sandali che ho preso a Cortina. Mi ricordo che all'epoca non erano piaciuti a nessuna, tipo, cioè non erano piaciuti proprio, mentre a me vederli indossati erano piaciuti molto, perché questo dietro è un colore nude che appunto slancia molto, molto il piede, e davanti c'è questo fiocchetto nero, tutti in pelle lucida, quindi mi sono piaciuti molto. Il problema ragazzi di questi tacchi è, io adesso non so che tipo di tacco abbiano, ma secondo me è un 10. Il problema è che rispetto agli altri tacchi 10 che ho, questi sono scomodissimi. Non so se sia per il tipo di pelle che, essendo così laccata, è anche un po' più rigida, non riesco a capire che cosa sia. Forse non hanno messo abbastanza cuscinetto sotto il tallone, ma sono tremendamente tremendamente scomodi ragazzi. Se li vedete evitateli, soprattutto se vedete un paio di sandali
con questa con questo tipo di pelle di Dior, io davvero vi sconsiglierei di prenderli, perché questi io alla fine credo di averli messi solo un paio di volte, perché ogni volta che vorrei metterli e potrebbero starci bene con un outfit eccetera, sono scoraggiata dal fatto che non riesco a farci tre passi, perché sono tremendamente scomodi e dolorosissimi, nonostante appunto a me piacciono. So che non piacciono alla maggior parte di voi, perché vi ricordo, però a me piacciono, però sono troppo scomodi, cioè è impossibile spendere così tanto per un paio di scarpe. Io non mi ricordo quanto ho speso per queste, secondo me erano sui 500 euro anche queste, più o meno, molto più o meno, perché non mi ricordo, sono passati un paio d'anni, ma non si può spendere così tanto per un paio di scarpe e poi soffrire le pene dell'inferno ogni volta che le indossi, non è fattibile davvero, dovrebbero essere un attimino più comode, senza parlare del fatto che se non ci metti la soletta di gomma tu rischi veramente di ucciderti, perché sono talmente lisce, non erano fatte neanche di gomma sotto, ok? La gomma ce l'ho messa io dal calzolaio, sotto erano fatte tipo scamosciate, che cioè è ovvio che t'ammazzi non appena piovono due gocce di pioggia, ma anche normalmente camminando, erano talmente lisce, ragazzi, che anche qua, se spendo tanto per un paio di scarpe, almeno vorrei che la suola fosse decente, o almeno che ci fosse. Quindi questo è tutto per il video di oggi, spero che vi sia stato utile, non so perché continuo a toccarmi i capelli, scusatemi. Comunque spero vi sia stato utile, sicuramente negli anni provando tanti capi di lusso eccetera, perché sapete che ho un problema con lo shopping, non lo nascondo, lo sanno tutti, però almeno posso dirvi che cosa io eviterei, specialmente se magari volete farvi un mega regalo o se dovete ricevere un regalo, che ne so, per la laurea eccetera, e poi magari vi fate regalare qualcosa di simile e poi vi pentite amaramente. Quindi spero che possa essere utile questo video, spero vi sia piaciuto visto che l'avete scelto voi, e io vi mando un bacio grandissimo, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Quando questo video andrà online io sarò a Milano ad incontrarvi tutti da Sephora, quindi non vedo l'ora e spero però appunto di riuscire a caricare un video anche domani, da quando voi vedrete questo video, cioè domani, quindi spero di sì, sono a Milano ma dovrei riuscire a fare in tempo ad editare e a mandarlo online. Quindi questo è tutto, mio family, io vi abbraccio forte 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 forte, vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo spero domani alla prossima. Un bacio, ciao.